migliorare i 7,79. Eccolo. La partenza anticipata nel silenzio quasi sacrale. E questa volta buona la partenza. Addio a Paolo Di Tempa. Ciao atleti, un piccolo commento sulla prestazione di questo tizio qua. E se mi chiedete come mai di tutte le gare parlo solo di questa, del meeting della Quercia di Rovereto, ho poco tempo. Abbiate pietà, sto registrando in piena notte. Questa gara è stata incredibilmente importante per Filippo Tortu, non solo per il fatto di doversi riconfermare dopo quasi 2 mesi di stop, ma anche per ritrovare quella confidenza e sicurezza nei propri mezzi che un po' sembrava essere mancata nelle scorse apparizioni. Missione compiuta. Con la consapevolezza dei propri mezzi sono arrivate anche una migliore tecnica e fluidità d'azione. O forse sono quest'ultima ad aver influenzato la prima, non importa. Il punto è che, almeno secondo il mio parere, Tortu si è rimessa in carreggiata. E da qui può continuare a lavorare per ricominciare a migliorare. Ancora. Io ero lì e l'ho visto molto motivato. Soprattutto in chiave ai mondiali di Doha del prossimo autunno. Non fidatevi poi del risultato, quel 10-21 non conta molto per capire qual è stata la prestazione. Non c'era una recensionale, eccezionale, molto merita il vento era addirittura di 1,05 m al secondo contrario. Tolto quello, si sarebbe avvicinato sicuramente a 10 secondi e 10. E poi considerate che ha battuto. Sammy Brown, giapponese, un anno meno di lui e 9 secondi e 97 di personale. Insomma, sono fiducioso. Un Filippo Tortu ritrovato sul piano tecnico e mentale. Secondo il mio modestissimo parere, è stato un bene che abbia perso un po' di quella super popolarità degli scorsi mesi. Con un po' meno pressioni, Pippo è ritornato anche più leggero. Niente, ho detto davvero poco, quindi siete invitati a espandere la discussione nei commenti. Ciao atleti, io sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.